Amici di Onda Libera TV, siamo qui a Fano, presso la palestra della scuola elementare di Bellocchi, dove la compagnia Arcieri Vega ha in corso la consueta gara di tiro con l'arco d'autunno. La gara è intestata a un ex arciere purtroppo scomparso, Edoardo Franchini. Sono qui insieme a Norberto Bernardini, che è decano del tiro con l'arco in provincia e a Fano in particolare, è grande, cioè, con una professione, con una carriera sportiva e agonistica di anni, insomma, quindi grande conoscitore del tiro con l'arco, che in questa gara svolge il ruolo di direttore di tiro. Allora, intanto gli chiediamo, qual è il ruolo del direttore di tiri? Il direttore di tiri è l'incaricato al controllo dei tempi di esecuzione dei tiri degli atleti che sono sulla linea di tiro, perché per tirare tre frecce è previsto un tempo da regolamento, è previsto un certo ritmo di ricambio fra una volée e un'altra, e quindi tutto questo deve essere regolamentato secondo il regolamento. Originariamente si usava il fischietto e il cronometro a mano, ma era molto faticoso. Attualmente si usano dei sistemi, diciamo, informatici, dei programmi che in automatico danno i tempi, e il direttore dei tiri sta solo a controllare che le interruzioni avvengano secondo i tempi e quant'altro. E comunque il direttore dei tiri è anche quello soprattutto che controlla che ci sia la regolarità di presenza degli atleti sulle linee di tiro, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza fra l'arciere, gli archi, e non dico le frecce, ma insomma un minimo di sicurezza ci vuole sempre. Quindi un ruolo di controllore di gara e anche controllore della sicurezza dell'arco, perché l'arco è sempre un'arma, diciamo. No, l'arco non è un'arma, è un attrezzo sportivo che però, siccome prevede il lancio di una freccia, è evidente che la freccia deve andare sul bersaglio, non deve colpire qualcos'altro, quindi le persone devono stare tutte da una parte, gli arcieri e i bersagli dall'altra, ecco, quindi, e anche se diciamo, l'aspetto più pericoloso per l'arciere è andare a raccogliere le frecce, non perché uno ti tira le spalle, ma perché quando le togli dal bersaglio puoi colpire con la freccia qualcuno che sta dietro, ecco, quello è l'unica. Però quello non rientra nella sicurezza del direttore dei tiri, ma bensì di ogni singolo arciere che viene istruito per fare questo tipo di sport, ecco. Bene, allora la tua carriera agonistica è, diciamo, lunghissima esperienza di agonista, e so che sei anche un grosso esperto di messa a punto di arco. Allora, in cosa consiste la messa a punto dell'arco? Diciamo che l'arco è uno strumento che serve, come sanno tutti, che serve per lanciare delle frecce su un oggetto che di solito è il bersaglio. Lasciamo stare gli archi da caccia che vengono usati per tirare su degli animali. Ecco, però è evidente che ci deve essere un rapporto fra l'arco, l'arciere e di conseguenza la freccia. La messa a punto dell'arco vuol dire fare in modo che la combinazione arco, arciere e freccia sia ideale. Tant'è che ogni arciere in teoria ha il suo arco, la sua freccia, e quindi per forza di cose bisogna ogni volta prendere la misura. Con le scarpe c'è il 42, il 43, il 44, con l'arco le misure sono molto molto inferiori l'una fra l'altra, per essere precise, ecco. Anche perché la freccia, quando parte, poi deve colpire l'oggetto, ma nel volo esegue una parabola, e la parabola può essere falsata dal secondo come appunto messo a punto l'arco, quindi non raggiunge il bersaglio nella maniera giusta. Tutto qui. Bene, io ti ringrazio per le spiegazioni date, in bocca al lupo per la gara di oggi. Grazie. E per la carriera agonistica, che ancora so che continua, col tiro di campagna, credo. Sì, no? Sì, finché se la fa si va. Grazie, ciao.